Per sogni e per chimere e per castelli in aria, l'animo milionaria, dalla Bohème di Puccini, scelto come titolo dello spettacolo di prosa lirica composto dalla regista e direttrice artistica Vivien Haig, in scena a Castello Arquato per il Festival Illica. Un grande monologo ispirato alle pagine più belle della creatività di Luigi Illica, interpretato dall'attore milanese Nicola Cavallari. Illica si racconta i suoi rapporti di amicizia con Puccini, Mascagni, per la sua amatissima Castello Arquato. Illica fu un grande, un eclettico, non fu solo letterato, ma anche mozzo di bordo, combattente contro i turchi, giornalista liberale, duellante, bohemien, amante delle donne, del vino, patriota. Dalle sue parole, dal racconto, emergono le esperienze di un artista, di un uomo, appassionato sostenitore della libertà. E tra i sassi della piazza alta di Castello Arquato, il soprano Ekaterina Gaidanskaya dà voce alle protagoniste femminili delle opere più celebri, come Bohème, Madama Butterfly, il giovane tenore egiziano Raga Heldin, arie dalla Bohème, Tosca, Andrea Chenier, Festival Illica. Si conferma tra gli eventi più prestigiosi e antichi d'Italia. Ha onorato le eccellenze nel campo della lirica, della direzione d'orchestra, regia, drammaturgia, creatività, critica musicale. Il 4 agosto, l'ultimo appuntamento, il grande concerto di gala, da Tosca al tango.